era la mia lista desideri, finalmente l'ho comprata, la postina di Zanellato. Io sono Ornella Uzzino, sono napoletana, compro e produco borse originali. Ho unito lo sconto, la possibilità di comprarmela perché insomma ce l'avevo a budget e tutto il resto, e finalmente l'ho realizzato. Siamo qui perché dobbiamo guardare la borsa dei miei sogni finalmente nelle mie mani. Qualcuno di voi ce l'ha? Questa borsa è super super copiata, è super copiata per tante cose, perché la mitica postina di Zanellato, devi sapere che è una storia fantastica. Ed è praticamente, insomma, è stata creata in merito al film Il Postino, e quindi è stata rivisitata questa borsa e è stata creata proprio ad hoc per renderla una borsa fashion, quindi una borsa da lavoro utilizzata dai postini come borsa fashion. E il mio modello è questo qui. Io non ci credo ancora, cioè quando me la postina si, come dire, si caratterizza anche per altre cose. La maniglia e il manico fatto in questo modo, quindi ripiegato su se stesso, la pelle lasciata nuda e quindi vista, almeno per questo modello che ho comprato io, che è un modello postina taglia M, quindi la taglia media, quella là è il, un altro mio sogno, vabbè, ma pure la piccolina, perché poi c'hanno delle caratteristiche, vabbè, sono una malata mentale, non ci posso fare niente. E questa è la linea pura petalo. Io la guardo, me la accarezzo perché mi piace, mi sento il profumo. Questo progetto, dicevo, ritorniamo coi piedi per terra, se no mi distraggo, Ornella, non ti devi distrarre. Il progetto petalo, che cos'è? È, oltretutto questo tipo di pelle, non è tanto per il progetto petalo, ma il tipo di pelle, te lo voglio andare a descrivere un attimo. Pura petalo luxetic è un concetto dove praticamente la pelle è conciata quasi a zero metalli. La pelle poi, oltretutto, questa pelle di toro, perché insomma bella, resistente, viene conciata e mantiene un aspetto quasi naturale, conserva questo profumo di Marsiglia e tende a mantenere l'aspetto nel tempo, ed è un tipo di pellame che vediamo già nelle collezioni del 2015, quindi Zanellato lo porta, ed è stato il tipo di pellame di concia che ha avuto la prima certificazione riconosciuta a livello mondiale per questo tipo di caratteristiche. Quindi la borsa io l'ho pagata 540 euro rispetto ai 778 che costava in origine, quindi ho approfittato di questo sconto e sono contentissima. Andiamo a guardarci la borsa all'interno. La caratteristica è questo fiore, appunto, che riprende la questione del petalo, la doppia chiusura. In questo caso guardiamo la classica chiusura Zanellato, che normalmente la vediamo in colore della galvanica. In questo caso è ancora più particolare perché è rivestita col pellame e faccio vedere, è anche tinta, quindi è fantastica questa cosa qui, un dettaglio sul dettaglio, anche perché che cosa succede? Quando tu vieni copiato tantissimo, e questa borsa, ragazzi miei, cioè l'hanno copiata, questo tipo di chiusura, questo sistema l'hanno copiata chiunque, capisco prendere spunto, però almeno reinventare un pochino pure la chiusura, vabbè, tutto tolto questo, zero fantasia. Andiamo a guardarla internamente. All'interno che cosa troviamo? La borsa sotto è sfoderata di questo colore testa di moro fantastico, c'è la tracolla e voglio far vedere una cosa, un dettaglio importantissimo, le cuciture dritte. Mi fa impazzire la galvanica satinata che hanno gli accessori, guardate qua, questo qua è galvanico ovviamente, il colore. Quindi andiamo a svuotare la borsa. All'interno allora troviamo il numero seriale della borsa, quindi andate a vedere sul sito di Zanellato se mi hanno dato la borsa originale. Timbrato ovviamente il logo e il Made in Italy 100%, anche l'etichetta bella in vista bianca, così uno ce l'ha bella stampata in fronte con le cuciture fatte bene. Poi abbiamo la borsa che si divide in due scomparti, uno posteriore e uno anteriore. In testa, appunto, c'è questa fodera testa di moro, in questo fantastico materiale interno, in colore testo di moro. In testa ci troviamo appunto la pelle, perché va a riprendere la battita, che è questo pezzo di pelle qua, che troviamo sul frontale, che va nell'altro scomparto. Dappertutto non c'è tintura.
All'interno, nella parte posteriore, troviamo appunto una lampo con un tiralampo di pelle dove ci sono due gancette a cui possiamo magari mettere delle chiavi o appendere delle cose o lasciarli così, molto curato. C'è un taschino, all'interno del taschino lavorati solo con i migliori materiali, vabbè, c'è insomma di come si fa manutenzione. E lo scomparto poi da questo lato qui è vuoto, la tasca si può estrarre anche ed è così, e c'è anche un gancetto per attaccare appunto le chiavi di casa, che sono quelle che perdiamo sempre. Nella parte anteriore invece troviamo questo taschino aperto dove è possibile magari mettere il cellulare o delle altre cose, ed è completamente vuoto e quindi c'è tantissimo spazio. Vado a mettere un attimo la tracolla per intero, la montiamo e quindi mettiamo sul lato superiore quello che si vede, il lato della cucitura buono, ok? Ah, volevo vedere anche nei buchetti, perché ormai ovviamente qui non c'è tintura perché è in linea con il concetto della borsa in toto, quindi si fa vedere la pelle, si fanno vedere gli spessori e quindi è un concetto fantastico di lavorazione. Quindi la borsa montata con la tracolla vuota. Nella parte sottostante troviamo 5 piedini che servono appunto per appoggiare la borsa, che riprendono poi la galvanica dei dettagli sia della chiusura che appunto dei piolini della vengono i termini ultimamente delle chiusure, quindi fantastico, fantastico. E nei laterali, un altro dettaglio, perché ho visto che questa è una cosa che caratterizza tutte le borse, anche quelli che sono gli appoggi laterali, e che sono, questa è anche una caratteristica particolare della borsa, che sono tutti questi pezzetti qui che rappresentano e caratterizzano ogni borsa, ogni anche colore e tutto il resto. Vengono fatte delle scelte stilistiche e vengono riportate in ogni dettaglio. Quindi altra cosa che mi piace tantissimo sono queste magline in testa fatte a mano a tutti i quattro lati, che si trovano qua, qua, qua e qua. Nella parte posteriore poi, quando apriamo, troviamo anche postina the bag. Ovviamente userò la borsa e ti farò un test di utilizzo. Non so se me la toglierò mai più questa borsa, vabbè, togliamo così. L'ho acquistata durante i saldi e quindi ho approfittato anche di uno sconto che c'era su questo prodotto e ho scelto il modello Hilda. Ho acquistato la borsa online, adesso andiamo a spacchettare. La scatola è bellissima, sul davanti c'è il logo. La borsa è contenuta in questa flanellina, in questo sacchetto che riporta il brand. Una prima cosa che noto, non c'è plastica, almeno al momento non voglio fare, insomma, prendere la mano, ed è uno zainetto. I motivi per cui l'ho scelto sono due. Uno, perché è uno zainetto con un tipo di pellame particolarissimo, che non so se riesci a vedere, morbido. Gli zaini di solito sono estremamente rigidi e anche Zanellato ne fa dei modelli. A me piaceva proprio questo effetto della pelle, e questo zaino c'era in due versioni. Questo colore qua, che è un modello Hilda Lunar Pietra di Luna. Pietra di Luna, e poi c'era un rosso praticamente. La borsa originariamente costava 545 euro, poi c'era uno sconto e l'ho pagata 381 euro. Queste due spalline sono imbottite, quindi secondo me sono abbastanza comode da portare per quanto riguarda il peso. Non so come risulta poi per quanto riguarda il sudore, se si indossano magliette, insomma, non come adesso ho le spalle coperte, però insomma un po' più scollate, bisogna vedere, poi lo testerò, anche se dà fastidio poi non solo il materiale, ma se scolorisce o dà problemi. C'è questa chiusura a gancio coperta da questa linguetta qui. All'interno andiamo a slacciare i laccetti. Nel frattempo io già sto dando un'occhiatina. Lo trovo leggerissimo, è all'interno, in pratica è chiusa a sacchetto. Tutti gli accessori sono in oro chiaro. Guarda, è completamente vuoto, c'è solo questa taschina dove è riportato il logo, c'è scritto Made in Italy. Un'altra cosa carinissima è questa tasca davanti, che è divisa però in due, quindi c'è la lampo che si apre di qua e la lampo che si apre di qua. In pratica la tasca è unica, però è divisa così, e se la tieni aperta, guarda che, cioè, fa anche un bel effetto. Penso sia una scelta stilistica più che proprio pratica, però può avere anche una funzionalità pratica, perché se ci pensi magari non apri tutta la borsa, così la riesci anche a mantenere e ad aprire solo fino a un certo punto, ed è pure più comodo e più veloce, perché magari ci infiliamo il telefono. Vado a guardare un pochino e tintura
adoro. Se mi segui sa che io adoro questo tipo di tintura. C'è la tintura anche qui. Ho paura solo che si graffi, ma penso che questo tipo di pellame sia trattato con dei prodotti che evitano di graffiarsi. Poi lo provo, che lo sai che sono mezzo camionista, quindi non è questo il problema. E vedremo i risultati. Sotto ha dei piedini, 5 piedini, che permettono l'appoggio a terra. Passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 5. Per le rifiniture il mio voto è 5. Non ho trovato fili, sbavature di tintura. Voglio vedere soltanto se col tempo poi dà dei problemi, ma questo, insomma, in questa fase non ci sono. Per la tintura, per il colore, il mio voto è 4,5. Non do mai il massimo per la tintura, che cioè, secondo me si può sempre, la tintura si può sempre migliorare, però è bellissima, è fatta benissimo. Per la valutazione qualità prezzo il mio voto è 4, è una buona. Per la valutazione utilità il mio voto è 3,5, ma ti spiego perché. Per le dimensioni, perché è un po' piccino per il lavoro, se devo usarlo solo per uscire vediamo cosa ci entrerà, magari ci faccio anche un video di quello che riesco ad infilare fra le cose, insomma, che normalmente mi porto con me. Come puoi ben capire è made in Italy, è una borsa insomma rifinita e fatta bene, per me è pienamente promossa. Ovviamente iscriviti al canale, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato su tutti quelli che sono i contenuti. Io aspetto un tuo commento, un mi piace, insomma sono entusiasta, sono contenta di aver realizzato questo mio piccolo desiderio e soprattutto Zanellato mi permette di ricordare sempre: compra borse originali, non ce lo dimentichiamo, siamo padroni del nostro portafoglio e con quello decidiamo le sorti di tante tante aziende. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.